Ucraina, cari amici, Ucraina libera. Io sono una femme, la vedete la bellezza mia? Non vi faccio vedere il mio seno nudo, se no YouTube lo censura questo mio video. Vi faccio vedere solo il mio volto, solo il mio volto. Per cui anche YouTube non avrà nulla da dire, cari amici. Beh, come stanno andando le cose in Ucraina? Ve lo stanno dicendo le radio, le televisioni, i giornali. Il governo filorusso ha ceduto. Perché? Perché ci siamo noi, Femen. Le Femen ci sono soltanto in Ucraina. Non ci sono le Femen della Russia, o le Femen della Finlandia, o le Femen della Polonia, o le Femen dell'Italia. No, le Femen ci sono soltanto in Ucraina, Noi siamo di una bellezza incredibile. E noi non vogliamo che l'Ucraina resti nell'area slava, nell'area di Vladimir Putin. Noi vogliamo che l'Ucraina entri nell'area europea, perché noi vogliamo fare tante belle cose. A noi non ci va che il nostro paese viva nella miseria, la miseria più nera. Noi vogliamo il benessere europeo, il benessere dell'Unione Europea. Beh, e sapete perché Vladimir Putin non l'ha invasa l'Ucraina? Sapete perché? È perché ci siamo noi. Noi davanti ai carri armati ci saremmo messi a seno nudo. E magari avremmo messo una mano anche dove lo sapete voi, una mano per indicare il paradiso, i carri armati di fronte a noi si sarebbero fermati. È per questo che Vladimir Putin non ha invaso l'Ucraina, perché ci siamo noi, Femen. Noi vogliamo l'Europa, soprattutto noi vogliamo mariti europei, mariti che stiano economicamente bene. Capito? Ecco perché Vladimir Putin non ha invaso l'Europa, ecco perché adesso il nostro governo filorusso si è arreso e verrà pure liberata la nostra leader, la bella Timoshenko, bella, quanto è bella Timoshenko, ma anche sua figlia, la Laura Timoshenko c'ha la sua età, ma ancora quanto bella è. È la nostra leader, eccomi qua, io sono una femen, guardate che bellezza, le femen ci sono soltanto in Ucraina. Noi saremmo state capaci di fermare i carri armati, capito? Li avremmo fermati i carri armati. Guardate che spettacolo, cari amici, guardate che spettacolo. Le femen dell'Ucraina, la rivoluzione arancione e l'Europa unita, il benessere europeo. Mariti europei vogliamo noi, non mariti ucraini morti di fame, mariti europei. Va bene, cari amici, adesso vi ho spiegato per bene come stanno le cose in Ucraina, vi ho spiegato anche perché Vladimir Putin non ha osato invadere l'Ucraina con i suoi carri armati, ok? Non ho fatto vedere il mio seno per evitare che questo video venisse censurato.